Questo sono io che cerco disperatamente di arrampicarmi su un albero in una foresta in Andorra perché lui mi ha detto di farlo. Ora due domande sorgono spontanee. Uno, mi sono fatto male? Assolutamente sì. Quel sorriso è più finto dei 5 pezzi di Exodia che il tuo amichetto delle elementari aveva nel suo deck di Yu-Gi-Oh! Mi ero appena squartato le braccia, è ovvio che avessi male. Due, cosa diavolo ci faccio in Andorra? Per spiegarvelo, dobbiamo fare un passo indietro. Qualche settimana fa ero sul divano di casa mia a scrollare tra i reels di Instagram quando mi è uscito questo video. Cioè, mi state dicendo che esiste un uomo in una foresta che salta e si allena come una scimmia? Devo conoscerlo. Ragazzi, stiamo per conoscere Leo. Hello, my man! How are you? Il tipo con cui sono in auto è proprio il ragazzo che qualche giorno prima avevo visto saltare tra gli alberi su Instagram. Si chiama Leo Urban, ha 29 anni. Raga, oggi è pure il compleanno di Leo. Ed è un creator con oltre 500.000 di follower su Instagram. È nato e cresciuto in una casa situata nelle foreste dell'Andorra e questo gli ha permesso di sviluppare un profondo amore per la natura. All'età di 13 anni ha conosciuto il parkour. E vivendo nel mezzo di una foresta, ha deciso di provare ad adattare questo sport all'ambiente che lo circondava. Anno dopo anno i suoi workout hanno continuato ad evolversi, fino a quando ha deciso di dare un nome a questo suo stile di allenamento, chiamandolo il metodo primordiale. Durante la giornata Leo mi sottoporrà ad 8 prove assurde, per capire se sarò all'altezza del suo metodo. Partiremo dalle prove più facili per poi finire con quelle più complesse. Vi dico solo che ci arrampicheremo anche su un albero alto oltre 20 metri, quindi rimanete a guardare fino alla fine. Allora, 10:15, partiamo subito. Siamo già scalzi, sono veramente veramente gasato di vedere cosa combiniamo. So the first position is to be in full squat. Take the ring and remember your legs are the most important. Okay. So to finish, read the warm up. 20 seconds. Ok, just hang. E dopo un po' di riscaldamento e chiacchiere, era il momento di muoversi come una vera e propria scimmia. Riscaldamento finito, adesso iniziamo con l'allenamento. Il primo esercizio è saper come mantenere il corpo sull'albero. I can go. Jump. Ok, perfect. Here, and here. Ok. 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 Si può vedere con che abilità si sta muovendo lui, veramente facile. You have a lot of strength in the trees, you need to use all of your body. So when you climb up, for example, here, yeah, use your foot to move, okay? Okay. Yes! Dopo un movimento sei già senza fiato. Yes, come on! Yes! Let's go! Prossima sfida. Come arrampicarsi su un albero. Questi sono molto scivolosi, ha detto, quindi se riesco ad arrampicarmi su uno di questi posso arrampicarmi in pratica su qualsiasi specie di albero di questa taglia. Andiamo a vedere. Yeah. Seconda volta con l'altra tecnica, quindi anziché mettere il tallone metterò la punta del piede. Dopo aver conquistato l'albero piccolo con entrambe le tecniche di arrampicata, era il momento di alzare l'asticella, che in questo caso vuol dire che bisogna trovare un albero molto più grosso su cui arrampicarsi. So this one is bigger, and to climb it, you need the foot. The position of the foot are the most important. Okay. Okay. Try to find the best grip to catch with your hands and the foot in this smallest part. Okay. Okay?
fallito due volte, mi sto massacrando le braccia. Pausetta di 5 minuti e poi ci riprovo. E mentre io mi riposo, voi approfittatene per iscrivervi al canale e lasciare un bel like al video. Mi ha detto che devo andare più veloce nella prima parte, così poi in fondo dovrei avere più energia. No! Yes! Let's go! Woo! Now I have to go down. Yeah! I broke! Let's go! Alberone fatto. Alberone fatto, l'arbore sta hecho. Challenge successiva sarà di saltare da qua e appendersi a quel ramo. Primo step, solo toccare e cadere. Ok. Yes! Quindi adesso sempre il salto, ma devo toccare con entrambe le braccia. Adesso devo provare questo salto. Ho detto che è il salto più rischioso della giornata e vi assicuro che è rischioso. Sembra facile, ripeto, in camera forse sembra un po' facile, ma è tutto molto molto difficile. Ha detto che l'altro giorno un suo amico è saltato e cadendo giù si è dislocato la spalla, che non è una bellissima notizia. Adesso mi preparo psicologicamente e poi me lo prendo. Yes! Perfect, bro! Let's go! Perfect, perfect. Il salto non era una prova facile, ma l'avevo conquistata. Vi dico solo che più avanti andiamo con il video e più le sfide si faranno complicate, quindi rimanete a guardare. Comunque, dopo aver fatto il salto, era il momento di passare alla quinta sfida e testare le mie abilità di arrampicata sui cavi. Quindi questa è una tecnica utilizzata dagli scimpanzé e dalle scimmie per arrampicarsi su rami, su liane e cose del genere. Devo stare più rilassato, lavorare molto di più sul tallone, appoggiare il cavo sul tallone, però è bello tosto. Raga, sessione dell'allenamento finita, è mezzogiorno, abbiamo fatto in pratica 2 ore. Credetemi, sono state 2 ore molto molto dolorose, adesso vi mostriamo. Io adesso ho deciso di non mettermi le scarpe e camminare scalzo come lui, perché lui ha detto che va ovunque scalzo. Ovviamente non nelle città perché è sporchissimo, ma se lui deve andare a correre, deve scalare una montagna e tutto, lui va sempre scalzo. Dopo aver provato le varie tecniche di arrampicata sui cavi, io e Leo ci siamo seduti su una panchina e gli ho fatto una breve intervista per poterlo conoscere meglio. Ovviamente non la metterò in questo video, ma la potrete trovare nel mio secondo canale, MT Vlog. Questo è quello che ti potrebbe succedere se non usi NordVPN, che è lo sponsor di questo video. E voi direte, che cos'è una VPN? Una VPN, o Virtual Private Network, crea una connessione di rete privata tra dispositivi su internet. E questo le permette di camuffare gli indirizzi IP dell'utente che la sta utilizzando, e anche di crittografare i suoi dati, in modo che non possano essere letti da chi non è autorizzato a riceverli. Durante il mio viaggio mi è tornata molto utile, perché utilizzando qualsiasi, e dico qualsiasi wifi pubblico mi capitasse sotto mano, ovvero quello di aeroporti, hotel, metro, bus e chi più ne ha più ne metta, ogni volta stavo rischiando che qualche malintenzionato mi fregasse i dati. Ma grazie a NordVPN gli ho gentilmente detto di Un'altra funzione di NordVPN che ho utilizzato durante il viaggio è stata quella che ti permette di connetterti ad oltre 5.000 server posizionati in tutto il mondo. La sera in hotel, infatti, volevamo vederci un film e ci siamo connessi ai server italiani, perché vi assicuro che guardarsi The Wolf of Wall Street in spagnolo non è la migliore delle cose. Quindi Leoni, se anche voi volete provare NordVPN, vi lascio il loro link qui sotto in descrizione. Cliccateci sopra per avere uno sconto esclusivo. Comunque, tornando in Andorra, una volta finito di pranzare, Leo è ritornato a prenderci e siamo andati di nuovo nella foresta per la seconda sessione di allenamento. Catch my uncle. Are you ready? Yes. Ok. Come? Prendo un po' di fiato e poi gli stessi movimenti di questa mattina. Yes!
riscaldamento, fai le trazioni con un braccio. Ci siamo scaldati, prendiamo tutto e andiamo su un altro albero che ci mostrerà un bel salto. Ecco alcune regole che Leo segue sempre nei suoi allenamenti e che chiunque voglia provare il suo metodo deve rispettare. Camminare a piedi nudi, allenarsi senza maglia indifferentemente dalla condizione meteorologica e infine portare amore e rispetto per la natura. Secondo il suo sito, attraverso il suo metodo svilupperai valori come il coraggio, la perseveranza, l'umiltà e il rispetto. E avendolo conosciuto di persona, non posso che confermare. Questo è il primo salto che ha fatto da quando usa questo suo metodo. Go! Quindi adesso andiamo sul grande albero ad arrampicarci e lì sono curioso di vedere che succede. Ok, siamo arrivati al Big Tree, è un albero pazzesco, fighissimo, e adesso capisco perché lui si alleni qui. Sit on the rock like that and take this one. Now here you can use the foot. Good. Quindi adesso prendo un po' di fiato e poi riprovo il percorso. Ho 6 punti di appoggio e devo arrivare fino a lì. Let's go, fatta! È veramente veramente difficile. Uno per il grip, due il fiato e tre comunque non sono abituato e fa male tenere anche i piedi. Quando appoggio i piedi sul tronco fa veramente male. E mentre io mi preparo a salire sull'albero, voi iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ok raga, adesso metto la pettorina perché prossima sfida mi ha invitato a salire l'albero con lui. Non penso sia così difficile, ma mai dire mai. Let's go. Stiamo posizionando il cameraman. Direi un like per il cameraman. Go. Quindi raga, adesso mi ha mostrato come andare in cima. Guardate quanto in alto siamo, giusto per farvi capire. Ok raga, sono in cima all'albero. Qui da qua si può vedere tipo la città. Sono altissimo. Yeah! Yeah! Fighissimo raga. Abbiamo finito la parte di arrampicata e adesso con Leo ci dirigiamo al lago e ci facciamo un bel bagnetto. Minchia raga, è freddona. Man, it's not like in the middle of the winter. It's not okay. Ok raga, anche il bagno ghiacciato è finito. Adesso tiriamo le conclusioni. Rule of the ice bath: never look at your dick after the bath. Never. 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 Depression, a lot of things can happen. Depression, never. Suicide. E dopo una giornata pazzesca fatta di alberi, salti, cadute, ferite, risate e peni minuscoli per via del bagno ghiacciato, la mia avventura si era conclusa. Quindi ragazzi, vi lascio il link in descrizione del suo canale YouTube e del suo profilo Instagram. Lasciate like al video, iscrivetevi e ci vediamo nella prossima avventura. Arrivederci.